sempre più distante. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con Bari per la giornata di apertura della 73esima edizione del Giro d'Italia, che per la prima volta parte da Bari, parte con una frazione a cronometro 13 km individuale, un circuito ricavato su un percorso che in gran parte costeggia il lungomare di Bari, che il regista Enzo De Pasquale intanto vi sta proponendo. Un percorso che parte da Piazza della Libertà, arriva fino all'altezza del Trullo, poi ritorna indietro. 6,5 km è lo sviluppo della distanza fra i due punti più lontani, quindi 13 km il percorso globale di questa frazione a cronometro. Giro d'Italia l'ho vinto, anche, cioè, ma non era un obiettivo, perché non erano specialisti di questa cosa. Ci ho provato, ci ho creduto e ci sono riuscito. Gianni Bugno è l'espressione massima dello stile in bicicletta, ha una pedalata, la più bella pedalata in assoluto, diciamo, nella storia del ciclismo, forse l'uomo più elegante quando spinge sui pedali. Ricordo Bugno del 90 perché avere sempre la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è una cosa assolutamente memorabile, quindi ho questo ricordo incredibile, Bugno sempre dipinto di rosa. Proprio oggi qui da Bari parte una grande avventura, tutta italiana, di grande popolarità, con molti enigmi da svelare, ma anche con molte speranze e molta fierezza da parte di questo paese che organizzativamente ha un ruolo importante nel mondo. E intanto, per coloro che credono nella cabala, diciamo subito: quel corridore che doveva partire in 17esima posizione, vale dire Stefano Giraldi, non ha preso il via per un'improvvisa indisposizione. Il 17 ha colpito ancora, non parte Stefano Giraldi. Riassumiamo velocemente l'elenco degli iscritti, naturalmente con il numero 1 Laurent Fignon, mentre ecco Franco Chioccioli, attenzione, Franco Chioccioli lo abbiamo visto in grandi condizioni di forma al Giro del Trentino, ha vinto l'ultima tappa, pensiamo che Franco Chioccioli della Del Tongo sarà uno dei grandi protagonisti di questo Giro d'Italia. Ma ecco l'elenco completo dei partecipanti. Con il numero 1 Laurent Fignon che per me è anche il favorito numero 1 di questo Giro d'Italia. La casca Storama Rally schiera nell'ordine Laurent Fignon, Pascal Dubois, Christophe Lavin, Gérard Roux, Pascal Simon, Thierry Marie che è l'attuale leader della classifica parziale con un 15,22, una media di 50,759. Con Thierry Marie, Gard, Filippo e il danese Reis, vincitore di una tappa al Giro d'Italia l'anno scorso. Poi la sovietica Alfa Lum con Dmitry Konishev, con Ugrumov, con Polinkov, con il velocista Abdujaparov, con Chmile, Uslamiv, Klimov, Saitov e Banchine. Quindi l'amore e vita con Gavazzi, Barale, Bruscoli, Castro, l'argentino Chiurato, con Valle della Santa e Pelliconi. La carrera con Flavio Giupponi, secondo l'anno scorso, uomo di punta di questa formazione, in ritardo forse con la preparazione, in quanto che all'inizio della stagione è rimasto coinvolto in un incidente e ha riportato la frattura di una clavicola. Giupponi, Bontempi, Girottolo, jugoslavo Pavlic, Zaina, Chiesa, Chiappucci, Perina e il portoghese Acacio da Silva. La spagnola Class presenta Camariglio, Sevilla, Duque, Chiave, Camariglio, Moledon, Moreda, Ochailta e Olivera. La ceramica Ariostea, la formazione italiana che ha vinto il maggior numero di corse in questa stagione. Baffi, Carcano, Saligari, Conti, lo svizzero Iocco, Lelli, Lietti, Massi e il danese Soresen. La Del Tongo con Amadori, Ballerini, Cesarini, Chioccioli, Cipollini, Zen, Gelfi, Lecchi e Roscioli. Ricordiamo che il leader di questa formazione, vale dire Fondriest, non ha preso il via per grossi problemi che gli ha procurato il ginocchio in seguito ad una serie di cadute nelle classiche del nord. Ma ecco Laurent Fignon alla partenza, ecco qua Laurent Fignon, avremo modo di seguire la sua prestazione, anche se il favorito di questo prologo rimane il suo connazionale Charlie Mottet. La Diana Colnago presenta Saronni, Bombini, Bordonali, Furlan, Piovani, i polacchi Aluchok, Piasecki, Jaskula e Bortolami, la Frank Magniflex con gli svizzeri Brugman, Ducro, Olenweger, Jerman, Jenter, il giapponese Ichikawa, il primo giapponese
che partecipa al Giro d'Italia, poi ancora gli svizzeri Steiger, Stutz e il nostro Marco Vitali. La GIS con Contini, Vandelli, Di Basco, Rosola, Rabutini, Bottaro, Gioia, Canzonieri, Cimini. L'Ital bonifica navigare con Allocchio, Orlotti, Bianchini, Cipollini, Fontanelli, Moro, Potenzana, Rando e Rigamonti. La Jolly Componibi Club 88 con Visentini, Botarelli, Cattai, Colagio, Rossi, Giuliani, Leali, Martinello e Rossignoli. La Malvor Sidi con Tonetti, Pagnin, Faresin, Strazzer, Gallo, Lorenzoni, Pierobon, Tomasini e Citterio. La formazione spagnola ONCE, che significa Organizzazione Nazionale Cechi di Spagna, con Chozas, Diaz de Otazu, Diaz Zabalà e Diaz Zabalà Erminio e Diaz Zabalà Pedro. Seguiamo Laurent Fignon, poi con l'australiano Hodge, Lejarreta al nordo, Pedersen danese, Villanueva spagnolo, la Panasonic con il tedesco occidentale Rosendahl, con lo svizzero Freuler, con l'olandese De Koning, con il belga Vallanca, recente vincitore della Liegi Baston Liegi, con l'australiano Piper, con gli olandesi Van Poppel, Rox, De Roy e Teunisse, quindi la francese RMO con Motet, Colotti, Manen, Brun, Rezé, Bagot, Pedersen danese, Vermont belga e il tedesco occidentale Wurst, la Salotti Chateau d'Ax con Bugno, Fidanza, Volpi, Vona, Zanatta, Santa Romita, Passera, il tedesco orientale Schur e Tebaldi, quindi le Selle Italia Eurocar con il venezuelano Sierra, Tafi, lo svizzero Wider, Fanelli, Vairetti, lo svizzero Widerberger, Savini, Scremin e Breme, la Seur, la spagnola Seur con il bravissimo Marco Giovanetti, milanese di nascita, toscano d'adozione, Giovanetti, grande vincitore del Giro di Spagna, poi Rodriguez, Unzaga, Rosas, Espinosa, Garcia, Della Cruz, Ridaura, Garcia, tutta una formazione iberica con il leader Marco Giovanetti. Poi la 7-Eleven Honved che ha nello svizzero Ur Zimmermann, l'uomo di punta, con gli statunitensi Pierre, Sandroy, Alvis, Tomac, il neozelandese Dalberg, ancora statunitensi Nijkman, Craven e Bischoff, quindi la olandese TVMO con l'australiano Anderson, il danese Skibby, l'olandese Ducrot, il belga Jacobs, un altro olandese Simons, il norvegese Dag Erik Pedersen, l'olandese Anegraf, l'australiano Sunderland e l'olandese Schalgers, e quindi la Z Sanson con Greg LeMond, vincitore del Tour dell'anno scorso, campione del mondo in carica, con l'americano Greg LeMond e poi il francese Abadie, il britannico Bennington, il francese Boyer, poi Casado, Duclos Lassalle, Lamarchand, Poisson e l'olandese Lammers. Seguiamo Laurent Fignon, numero uno destinato al vincitore della passata edizione del Giro d'Italia, numero uno anche perché per molti, per tutti forse, Laurent Fignon è il grande favorito. Greg LeMond ha trovato la condizione, il giusto colpo di pedale per disputare un grande Tour de France. Lo abbiamo visto proprio all'ultima tappa a cronometro in grandi condizioni, mentre ecco qua Gianni Bugno, vincitore della Milano. Ma LeMond è un corridore strano, cioè diverso forse dalle tutte delle schematiche degli altri corridori. Noi lo scorso anno l'abbiamo visto al Giro d'Italia, voleva ritirarsi a un certo punto, poi forse ha continuato su invito di Fred Mengoni, qui che è il suo presidente americano, è quello che l'ha scoperto. Poi ha trovato, direi, il ritmo e ha vinto un grandissimo tour, ha vinto il mondiale. Adesso all'inizio di questa stagione un inspiegabile virus lo ha tolto dalle scene delle corse. Io credo che LeMond abbia, direi, una mentalità fatta a modo suo, ma sia questo il suo modo di correre, cioè lui parte il Giro d'Italia, non è in grandi condizioni, se gli va male certamente avrà sempre un grande tour da fare, ma se non perde molto tempo all'inizio può venire fuori nel finale perché il giro è molto duro e quindi può recuperare. Gianni Bugno ha vinto recentemente il Giro del Trentino con un secondo di vantaggio su Jugromov. Gianni Bugno ha vinto la Milano-Sanremo. Gianni Bugno potrebbe essere la grande rivelazione di questo Giro d'Italia. Ma diciamo che aspettavano un po' che fossi, cioè la mia esplosione, diciamo, tra virgolette, a una grande corsa come il Giro d'Italia. Quell'anno lì è arrivato proprio nel Giro d'Italia la vittoria a Milano Sanremo, che è sicuramente una delle vittorie più prestigiose, che mi ricordo con molto piacere, anche perché non era una corsa fatta per le mie caratteristiche. Quell'anno lì sono riuscito a vincere la Milano Sanremo, quindi mi sono presentato al Giro d'Italia già con un morale alto, consapevole del fatto che un risultato importante avevo fatto e tutto quello che poteva venire era, non dico di più, però insomma
andava a coronare quello che è stata una grande vittoria appunto a Milano Sanremo. Non è cambiata la situazione per quanto riguarda i primi posti per i miglior tempi di coloro che hanno già completato la loro corsa, 13 chilometri, il circuito di questa prima frazione a cronometro individuale che a Bari inaugura il Giro d'Italia. Il francese Thierry Maria ha sempre il miglior tempo, 15:22, con la media di 50:759. Al secondo posto c'è il polacco Piasecki, 15:28, quindi 6 secondi di ritardo dal francese Marie. Poi c'è l'australiano Hodge, 15:31. Intanto arrivano adesso notizie per quanto riguarda il passaggio a metà percorso fra gli ultimi a partire, diciamo così, fra gli uomini di classifica, fra gli uomini da Giro d'Italia. Il miglior tempo a metà percorso è di Gianni Bugno, 8:33. Abbiamo due punti di riferimento per quanto riguarda i tempi parziali. Ecco intanto che Fignon sta completando la sua prova, vediamo un tempo non fra i migliori, 15:48 significa che è ventesimo, 15:48 fa di 3 secondi meglio di Saronni che aveva concluso in 15:51 e sono intorno al sedicesimo posto all'incirca. Dunque Fignon 15:48 contro il 15:22 di Marie e il 15:51 di Saronni, che sono i tempi che abbiamo tenuto in considerazione, diciamo il migliore, quello di Marie e poi fino a quello di Saronni, tanto per avere un quadro abbastanza completo di quelli che possono essere gli uomini più significativi. Vi dicevo che ci sono due tempi intermedi di cui noi abbiamo notizia. Intanto abbiamo visto partire Andrea Chiurato, anche lui della formazione Amore e Vita Fanini, poi seguirà Roberto Visentini. Abbiamo il tempo a metà percorso e poi abbiamo il tempo al nono chilometro, dove è posto il traguardo Tellure Rota, che nel cronometro ovviamente è fissato a un chilometro prestabilito, mentre nelle tappe in linea sarà nei primi chilometri della frazione in linea, quindi è il primo traguardo. Ecco, a questo passaggio al nono chilometro il miglior tempo resta ancora quello dell'olandese Hanegraaff. A metà percorso il miglior tempo resta ancora quello che era stato ottenuto da Carcano prima appunto dell'arrivo di Bugno. Sono sia Carcano che Hanegraaff corridori che erano partiti molto forti, avevano realizzato delle ottime prestazioni a metà percorso o giù di lì al nono chilometro come traguardo dell'Ure Roda, ma poi avevano ceduto nella fase finale, 13 chilometri complessivi, e infatti non figurano nei primissimi posti della classifica provvisoria. Intanto è arrivato Contini, 16:20 il tempo di Contini. Ecco che sta partendo intanto Roberto Visentini. Roberto Visentini, jolly componibili Club 88, in quella che potrebbe essere l'ultima stagione agonistica di colui che è l'ultimo italiano ad aver vinto il Giro. Conti, Visentini precede di 1:20 e Chave, poi Leonardo Sierra, Zimmermann e Lemond. Vediamo se abbiamo questa classifica un po' più aggiornata degli intertempi. Il miglior intertempo è quello di Bugno con 8:33. Piasecki aveva fatto 8:41. Marie, che poi ha vinto la corsa, 8:52, quindi questo è importante. E Giupponi 8:53. Ecco un altro passaggio al Tellure Rota, cioè al nono chilometri. 12:06, Gianni Bugno si conferma miglior tempo, 12:06 al nono chilometro.
poi ci sono ancora altri rilevamenti e comunque Bugno conferma che è in vantaggio di circa 30 secondi nei confronti di Marie, che ha ottenuto il miglior tempo. Quindi se Bugno riesce a conservare questo ritmo, Bugno dovrebbe fare notevolmente meglio di Thierry Marie. Nei primi 8 chilometri Bugno ha fatto di circa 30 secondi meglio del francese, che è il detentore della migliore prestazione. Intanto è arrivato adesso Pagnin, 15.43, è lo stesso tempo di Steiger e di Vermot per Pagnin. Per Pagnin è l'ottavo miglior tempo. Pagnin ha ottenuto 15.43, che è lo stesso tempo ottenuto già da Steiger e Vermont, mentre noi stiamo inseguendo adesso Gianni Bugno che a metà percorso e poi al nono chilometro ha ottenuto un tempo strepitosamente migliore di quello di tutti i corridori che lo hanno preceduto. Bugno è partito, ecco che intanto sta arrivando, tempo migliore 15.22. Vediamo che non ha mantenuto quel ritmo di incremento nei confronti di Thierry Marie, però dovrebbe ottenere sicuramente il miglior tempo, ce la dovrebbe fare e infatti ce la fa. 15 e 19, Gianni Bugno si porta dunque al primo posto della classifica provvisoria. Fatti salire l'adrenalina con Sorpassi. Da lunedì a venerdì alle 22 su ESPN Classic Sport. Linea a Santini, mentre ecco che parte il campione del mondo Greg LeMond. Sentiamo da Santini qualcosa su questo percorso. Probabilmente l'arbitro vero di questa cronometro, come già accaduto in altre circostanze, tutto a causa del vento che non soffiava questa mattina quando sono partiti i primi concorrenti, come già avrete sottolineato voi, ma soprattutto perché il vento va aumentando di intensità di minuto in minuto, quindi gli ultimi a partire, noi stiamo aspettando poco dopo il via l'arrivo di LeMond. Dicevo l'arrivo di LeMond che tra poco dovrebbe sbucare in fondo a quella curva. LeMond sicuramente è il più handicappato da questo evento che non era stato preannunciato. Le previsioni del tempo davano come probabile una giornata di pioggia, fortunatamente la pioggia ci ha risparmiati, ma è intervenuto il vento. Ora ecco LeMond che è passato accanto a noi, l'avevo incrociato in precedenza in allenamento, è molto determinato. Le sue precarie condizioni sembra che siano state superate, almeno in questo momento. Ho effettuato un cronometraggio manuale nei confronti di Zimmermann che l'ha preceduto sotto lo striscione del primo chilometro, dove LeMond sta per transitare in questo istante. Ecco, LeMond è ora a pochi metri da questo striscione, a 5 secondi di vantaggio nei confronti di Zimmermann. Il percorso, come avete detto, è completamente pianeggiante. Il vento è particolarmente intenso al giro di boa, in località il Trullo, quando la strada si porta sul mare senza più il riparo delle case. Linea al traguardo. Le immagini avevano seguito fino adesso appunto Greg LeMond, del campione del mondo, con il quale si sono completati tutti i momenti di partenza. Tutte le partenze si sono completate con quella di Greg LeMond che stiamo ancora seguendo. I tempi che arrivano dai
passaggi parziali al metà percorso e al nono chilometro confermano ancora che Bugno ha il miglior intertempo. Ecco l'arrivo di Roberto Visentini. Roberto Visentini non può vincere più la corsa, comunque ha un buon tempo, meglio di Motté e credo anche meglio di Fignon forse, o simile, vediamo, è uguale, 15:48, lo stesso tempo di Fignon, va anche per Visentini. Sedicesimo posto dunque per Fignon e Visentini, che hanno dunque il tempo di 15:48, vale a dire 29 secondi di ritardo nei confronti di Gianni Bugno, che ha ottenuto 15:19 il tempo di Gianni Bugno, che ha il miglior tempo finale e anche i migliori tempi intermedi. È ufficializzato il miglior tempo a metà percorso di Sergio Carcano e poi al nono chilometro invece era stato Bugno, quindi Bugno rispetto a Carcano ha fatto una gara molto più regolare, mentre Carcano indosserà la maglia azzurra, leader dell'Intergiro, una classifica che si avrà considerando i passaggi sempre alla metà della tappa. È arrivato intanto Echave, lo spagnolo Federico Echave, dopo di lui mancano tre corridori, Leonardo Sierra, il venezuelano Sierra, che ha avuto un ottimo, brillante avvio di stagione, vincendo ed essendo spesso protagonista. Poi Urs Zimmermann e Greg LeMond. Da quelle notizie che arrivano dai tempi parziali ci sembra che né Sierra né Zimmermann né LeMond siano in grado di scalfire la posizione di Bugno. La Crono di Bari era un prologo di non so quanti chilometri, è corta, un prologo 10-12 chilometri, e era praticamente andava e tornava, c'è solo una curva. Sono riuscito a fare un ottimo tempo, facendo il miglior tempo, nonostante ci fosse Terry Marie, che era uno specialista per quei prologhi di un giorno. Comunque, è iniziato subito bene, diciamo, in Italia. E appena iniziato così con la maglia rosa, mio obiettivo era quello di tenere il più possibile la maglia rosa, senza pensare a arrivare alla fine delle tre settimane. Invece un po' la fortuna, un po' un insieme di cose mi ha permesso di vincere questo giro. È ufficiale, è arrivato LeMond, è ufficiale, quindi hai vinto e sei maglia rosa. Sì, non pensavo, volevo prendere il meno possibile dagli avversari diretti nella classifica. Guadagnare e vincere non pensavo sinceramente, adesso sono qua. Per me è come aver raggiunto un obiettivo, un traguardo. Vedremo adesso andando avanti quei giorni di amministrare un po' il vantaggio. Comunque è già... È stata molto bene. Allora Gianni, innanzitutto complimenti per questa maglia rosa. L'altro giorno, parlando con Maderna, gli facevo notare che tu quest'anno sei completamente cambiato. Merito tuo, logicamente, merito anche di Claudio Corti, che evidentemente ti ha trasformato. Sì, Claudio Corti, devo ringraziare effettivamente perché quest'anno mi ha dato più fiducia ai miei mezzi, mi ha aiutato e devo molto a lui per questi risultati. Ecco, ti vediamo non solo trasformato a livello agonistico, questa tua Milano-Sanremo rimane veramente qualcosa di eccezionale, hai vinto il Giro del Trentino, ma soprattutto sei cambiato completamente a livello comportamento, vieni, sorridi, con Maderna prima si discuteva che facevi fatica a salire sul podio, adesso arrivi subito, sei sorridente, disponibile, ecco, parlaci della trasformazione Gianni Bugno. Ma quando si vince è sempre facile. Eccolo qua, Corti, stiamo parlando bene di te, vieni qua. Ma quando si vince è sempre bello, sorride sempre,
però ma non so, vedremo. Io cerco di essere il più sorridente possibile, però magari tante volte per la fatica, per raggiungere un obiettivo che magari non riesci a raggiungere, ti senti un po' bacchiato e non hai voglia di sorridere. Invece adesso sì, hai voglia di sorridere. Adesso ti lasciamo andare al podio per la maglia rosa. Ecco, che ruolo pensi di poter giocare in questo Giro d'Italia? Ma io sono partito per dare il massimo di me stesso. Oggi ho voluto dare il massimo di me stesso, è andata bene, speriamo che continui. Non è facile, però ci proverò. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con Vallombrosa a quota 973 metri, dove è fissato il traguardo della settima tappa del Giro d'Italia, la Fabriano Vallombrosa di 197 chilometri. I corridori ancora non hanno affrontato l'ascesa verso Vallombrosa, è una tappa questa che non presenta particolari difficoltà altimetriche nella sua primissima parte, ma poi nel finale, all'altezza di Vaggio, comincia una salita di una ventina di chilometri che si conclude proprio in quota, appunto, al traguardo di Vallombrosa. Intanto stiamo vedendo le immagini della partenza, ritroviamo ancora un Saronni sorridente, un Saronni che ieri ha partecipato allo sprint. Ecco Giovannetti con tanti cartelli, Giovannetti re di Spagna, che troviamo lungo il percorso anche di oggi. Abbiamo visto Visentini, vediamo Gelfi, il vincitore della tappa di ieri, soliti primi piani, solita passerella di personaggi al raduno di partenza con queste immagini. Questo intanto è lo svizzero Zimmermann, sappiamo che abbiamo sempre ascoltatori in Svizzera che seguono come ogni anno la nostra trasmissione, quindi talvolta cerchiamo di dedicare anche delle immagini appunto ai corridori elvetici. Ed ecco Greg LeMond che ieri ha perso oltre 20 ha perso una ventina di minuti. E a proposito di difficoltà e a proposito di svizzeri, c'è da dire che proprio adesso arriva la notizia del ritiro di Urs Freuler. Freuler, un corridore che aveva sempre fatto belle cose al Giro d'Italia, aveva spessissimo vinto le tappe. Questo è un altro svizzero, appunto Steiger, il leader della classifica dei neoprofessionisti, quindi lo vediamo in maglia bianca, giovanissimo, con questo aspetto esile, fragile, invece un corridore molto valido. Si discute ancora sul proclama di reverberi dei gruppi sportivi. Ecco Anderson che è diventato leader della classifica del Gran Premio della Montagna, ed ecco ovviamente la maglia rosa di Gianni Bugno. Queste immagini sono effettuate dalla troupe di Milano con l'operatore Rodolfo Zardoni, lo specializzato Fabio Muto e la guida Salvatore Motta. Siamo dunque, eccoci con Fignon, siamo alla partenza da Fabriano, le firme e poi il via per questa tappa di cui vi raccontiamo adesso rapidamente i fatti salienti. Il via è stato dato in due momenti perché c'era stato un disguido fra Torriani e i cronometristi. Probabilmente finalmente la corsa si incammina alle 11:20, 189 corridori hanno preso il via per questa tappa da Fabriano a Vallombrosa. Subito c'è stato il traguardo volante dell'Ure Rotto dopo 22 km con il successo di Di Basco davanti a Strazzere e a Gioia, e questa volata sarà documentata dalle nostre immagini. Poi abbiamo avuto un traguardo volante a Città di Castello vinto da Pelliconi davanti a Hodge e Lorenzon. La prima parte della corsa è stata condotta ad andatura molto moderata, faceva caldissimo, era una mattinata estremamente afosa, ovviamente la temperatura qui a Vallombrosa a quasi 1000 metri è molto più fresca, molto più gradevole, piacevole, ma l'inizio è stato molto lento. Per parecchio tempo la corsa è andata via languendo a circa 30 orari. Dopo c'è stata una fuga di 9 corridori con Rigamonti, Lorenzon, Pagnin, Hodge, Schur, Pelliconi, Carcano, Ducroix e Jacobs. Vantaggio massimo di una ventina di secondi per questo gruppetto.
Poi c'è stato il traguardo volante di Italia 90, il 90° chilometro, vinto da Pagnin davanti a Pelliconi e Schur. Quindi il ricongiungimento, il traguardo dell'Intergiro vinto da Fidanza davanti a Citterio e Anderson. Questo australiano Anderson che si va specializzando nei traguardi volanti, traguardi dei Gran Premi della Montagna, traguardo dell'Intergiro, ancora in fuga, spesso si mette in evidenza con azioni di fuga. Ieri è arrivato terzo, Assora ha vinto la tappa, sicuramente è uno dei movimentatori insieme a Giuliani di questa prima parte del Giro d'Italia. E lo stesso Anderson poi si è imposto nel primo Gran Premio della Montagna della giornata, un premio della montagna di terza categoria, dopo 119 chilometri. Ecco intanto che c'è Alfredo Martini al seguito della corsa, quota 575 per il Gran Premio della Montagna, vinto da Anderson davanti a Chiappucci e a Ciosas, e sono appunto gli uomini che figurano nella classifica del Gran Premio della Montagna. Precisamente Anderson ha 16 punti, Ciosas e Chiappucci ne hanno 14, quindi Anderson ha leggermente incrementato con questo Gran Premio della Montagna la sua maglia verde davanti a Ciosas e Chiappucci, che lo seguono immediatamente in classifica. Così come Alessio Di Basco ha incrementato la sua posizione di leader della classifica dei traguardi, di cui vediamo appunto la volata. Dopo 22 chilometri vince Di Basco davanti a Strazzer e Danilo Gioia. Ecco il traguardo e la classifica vede sempre più leader Di Basco, che già due anni fa si impose in questa speciale classifica dei traguardi volanti, a 24 punti più quelli di oggi. Poi Cipollini, si tratta di Cesare Cipollini, a 14 punti, ed è secondo Stutz a 8 punti. Ecco ancora un primo piano per Alessio Di Basco. Poi c'è stata, dopo 140 chilometri, la fuga di due corridori, vale a dire Le Marchand e Bontempi, Guido Bontempi, che sono ancora in fuga adesso, mentre ormai siamo già entrati in Toscana. A proposito di Toscana, vi ricordo che proprio qui a Vallombrosa, questo è intanto il traguardo di Città di Castello. Vallombrosa, siamo in Toscana, il secondo arrivo in salita, siamo a quota 973. La salita inizia a quota 468, sono ben 10 km di ascesa con una pendenza media del 5% e una pendenza massima del 12%. Certo che in una tappa che si conclude, intanto vediamo la maglia rosa di Bugno nelle primissime posizioni con le maglie gialle della Del Tongo in testa. Perché? Perché Chioccioli è di qua, Chioccioli è della zona, sul traguardo decine di cartelli che inneggiano a Chioccioli, che sperano in un successo di quello che all'inizio venne definito Coppino. Quindi oggi praticamente vedete la maglia rosa di Bugno in quinta posizione, c'è un suo compagno di squadra in testa e poi sono gli uomini della Del Tongo che praticamente stanno facendo l'andatura. Quindi ogni giorno Bugno, che sta andando benissimo, trova comunque una squadra in grado di dargli una mano. Quindi non è neppure tanto vero che debba impegnarsi a fondo per difendere il simbolo del primato. Ecco Zen in prima posizione, dietro a Zen Cesarini, vincitore di un Giro d'Italia, mentre Giorgio Martino vi ha ricordato che Bugno vinse un Giro delle Regioni ed arrivò proprio nelle primissime posizioni qui a Vallombrosa nella tappa vinta dal Trentino Bergamo. Allora Zen in prima posizione, poi vediamo Cesarini, poi in terza posizione Roscioli, poi Zanatta, ecco ancora Bugno, poi ecco Chioccioli e Volpi, eccolo con gli occhiali. Ancora Fignon, c'è una caduta forse, abbiamo visto una sbandata, per fortuna forse è riuscito a rimanere in piedi, ci ha segnalato l'incidente Giorgio Martino.
aveva visto una sbandata di un compagno di squadra di Bugno che aveva sfiorato il guardrail, per fortuna niente di grave. Diciamo, la squadra ha lavorato magnificamente, anche perché erano molto motivati, e quindi parte della vittoria è merito loro, che mi hanno dato una grossa mano sicuramente a raggiungere un obiettivo importante sia per me che per la squadra. Gianni Bugno sta rompendo gli indugi, ecco che le immagini tornano su di lui. In questo momento Bugno è in sesta posizione, quindi a questo punto viene quasi a decadere quella richiesta di comunicazioni per quanto riguarda chi era rimasto staccato, dal momento che Gianni Bugno sta andando lui all'attacco invece di correre in difesa di eventuali attacchi. È lui ancora una volta che dimostra di avere una condizione veramente eccellente, e secondo il detto che la miglior difesa è sempre l'attacco, Gianni Bugno appena è cominciata la salita, perché la salita vera comincia a circa 12-13 km dall'arrivo di Vallombrosa, appena è cominciata la salita subito ha creato i motivi di selezione, e adesso in pratica non si può più parlare di gruppo vero e proprio, perché saranno una decina, sì e no, i corridori che sono riusciti a riportarsi su di lui. Un'ultima considerazione, quella che va a, per quanto riguarda la conclusione, la salita non è ininterrotta, ecco che intanto vedete che si sta riformando il gruppetto, ma siamo a una ventina scarsa di unità. Però negli ultimi 3 chilometri, arrivati all'altezza di Saltino, ci sono almeno 2 chilometri di discesa. E questo sarà un aspetto da tener presente, perché non sarà un'ascesa tutta d'un fiato fino all'arrivo. Negli ultimi 3 chilometri, il terzultimo e il penultimo sono in discesa. Poi l'ultimo chilometro torna in salita, ma ci sono quei 2 chilometri che potrebbero ricreare le possibilità di gruppo o di gruppetto. Vediamo Bugno che sta controllando la situazione, soprattutto per vedere i danni che ha provocato il suo allungo. A te Adriano. Allora vediamo Bugno in prima posizione, Charlie Motet in seconda, poi Chioccioli, poi l'eterno Marino Lecarreta, lo vedete con la maglia gialla Lecarreta, poi Le Marchand. Bugno continua a voltarsi per vedere dov'è Fignon, e per la verità non lo vediamo nelle primissime posizioni. Vediamo che c'è Lecarreta, vediamo che c'è Villanueva, poi ecco sempre Bugno che scandisce il tempo con Charlie Motet in seconda posizione, poi c'è ancora Chioccioli, poi ci sembra di intravedere Rox, mentre ecco, se è possibile lasciar passare un attimo la telecamera, ecco Bugno, poi in seconda posizione c'è Motet, Bugno che continua a voltarsi. È in edicola Smartphone Palmari, la rivista per acquistare, scoprire e usare i nuovi cellulari. Scopri come difenderti dai virus che chiamano a tue spese. Non perdere le recensioni dei modelli più innovativi e la grande guida mercato con le prove di 80 cellulari. Smartphone Palmari, il tuo appuntamento con la tecnologia tascabile. Nescafè cappuccino, cremoso da leccarsi i baffi. Allora al comando Bugno, Motet, Chioccioli e Chave, Filippo, Lecarreta, Aluciok, Moro, Steiger, Ugrumov, Boyer. Allora è Lecarreta che scatta, siamo all'ultimo chilometro, vedete con la maglia bianca, Steiger in seconda posizione, c'è sempre Bugno, mentre Giorgio Martino raggiunge il podio riservato alle premiazioni, sempre Marino Lecarreta in prima posizione. Veramente un esempio Lecarreta, in testa, continua a scattare con Bugno che lo marca da presso, con Charlie Motet in terza posizione, poi la maglia bianca di Steiger, poi vediamo Chioccioli in quinta posizione, ecco che appare anche Ugrumov, il migliore tra gli scalatori dell'Unione Sovietica, della formazione dell'Alfa Lume diretta da Franchini. Ecco
il direttore del giro Torriani davanti al gruppetto dei battistrada, rettilineo in leggera discesa. Intanto preghiamo Adorni di essere pronto col cronometro per segnalare i ritardi. Ecco che la nostra regista sta inquadrando il rettilineo conclusivo, un rettilineo che, come vi abbiamo detto, è in leggera discesa. Pugno in testa al gruppo e la notizia viene accolta da un grande applauso dagli sportivi. Bugno che aveva, eccola maglia rosa di Bugno, Bugno al comando, Bugno all'attacco, ed è Bugno che vince ancora, Bugno da dominatore, Bugno Ugrumov, poi è Comote le carreta. Sì, era una tappa importante, come c'erano state tappe già importanti prima. E Vallombrosa aveva dato, diciamo, un obiettivo intermedio di questo Giro d'Italia, cioè arrivare già alla Vallombrosa con la maglia rosa e tenere la Vallombrosa era molto importante. Ci siamo riusciti, ci sono riusciti, la cosa mi ha dato sicuramente grande stimolo. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con Sacromonte di Varese, dove si susseguono gli arrivi del cronometro individuale della penultima tappa del Giro d'Italia, la Gallarate Varese Sacromonte di 39 chilometri, che, come potete chiaramente vedere in queste immagini, si sta disputando in condizioni climatiche pessime. Piove da questa mattina, ininterrottamente piove su tutto il percorso, e l'arrivo, che è in quota ad oltre 830 metri, si trova totalmente avvolto in nuvole che creano una nebbia che praticamente limita a pochi metri la visibilità. Mentre sta arrivando Chiappucci, la maglia verde di Chiappucci, che ottiene il secondo miglior tempo con 59.37 contro il 59.26 di Gelfi. Quindi Claudio Chiappucci, altro lombardo, titolare ormai della maglia verde del Gran Premio della Montagna, si piazza al secondo posto in questa classifica parziale. Torniamo con Ferretti, mentre ecco che la regia ci ripropone l'arrivo di Chiappucci. Chiappucci è lo stacanovista del pedale, da 3 anni ormai veste la maglia azzurra ai campionati del mondo di ciclocross. Praticamente non c'è un intervallo senza soluzione di continuità la stagione di Chiappucci, vincitore anche di grosse corse l'anno scorso. Dopo il giro parteciperà al Tour de France. Ed eccoci di nuovo sul palco per un ultimo aggiornamento. Chioccioli aveva cercato di scavalcare in classifica e Chave, per 8 secondi non c'è riuscito. Quindi la classifica generale rimane abbastanza immutata, cristallizzata nelle posizioni che si sono avute. Ovviamente cambiano i distacchi, ma probabilmente l'ordine e dei piazzamenti resterà abbastanza simile a quello di questa mattina. Miglior tempo per ora di Marino Lecarreta, ma come lo stesso simpatico spagnolo ha detto, è molto probabile che Gianni Bugno vincerà la tappa. Per ora le notizie che arrivano dagli intertempi danno fino a 3 chilometri Bugno sempre con il miglior tempo parziale, quindi tutto fa prevedere che Bugno riuscirà a conservare ancora il suo vantaggio nei confronti di Lecarreta, di Gelfi, di Chiappucci, cioè degli uomini che si sono alternati al primo posto della classifica provvisoria. Bugno ha ancora 2 chilometri da percorrere. In effetti è giusto anche quello che ha detto Lecarreta: l'unico problema per Bugno in questo finale è che le condizioni meteorologiche sono ancora di più peggiorate. Sembrava
difficile, un peggioramento rispetto alle già pessime condizioni che c'erano, ma in effetti c'è stato anche questo, c'è stato perché insieme alla pioggia che non ha mai cessato di cadere si è aggiunto anche il vento con delle folate che sicuramente in una tappa a cronometro sono ovviamente di grande disturbo. Arriva Marco Giovannetti, attenzione, arriva Marco Giovannetti, non si inserisce nei primissimi posti per quanto riguarda la classifica parziale di tappa. 1:0:25 per Giovannetti, quindi un tempo migliore di quello di Chioccioli, migliore di quello di Poisson, che ha fatto 1:0:34 Chioccioli, 1:0:15 Poisson, quindi fra Poisson e Chioccioli si inserisce Giovannetti. Dovrebbe essere intorno all'ottavo posto, attenzione, che dovrebbe essere prossimo l'arrivo di Motté. Vediamo già del movimento con qualche staffetta, qualche motocicletta. Ecco, infatti Giovannetti, vi confermo, si inserisce all'ottavo posto. Adorni qui ha fatto una sorta di sostituzione del computer. Facciamo a mano, però riusciamo ugualmente ad arrivare quasi prima del computer o comunque con lo stesso esito del computer. E aspettiamo l'arrivo di Charlie Motté. Bugno è in vantaggio nei confronti di Motté, ma l'arrivo di Motté appunto ci potrebbe consentire di fare una previsione, una proiezione, come si suol dire adesso, su quello che potrebbe essere il tempo finale di Motté, di Bugno stesso, perché a 3 km dalla conclusione l'ultimo rilevamento dava Bugno con un minuto esatto di vantaggio nei confronti di Charlie Motté, quindi questo tipo di distacco, qualora fosse confermato all'arrivo, ci potrebbe già indicare quando arriverà Motté che cosa sta succedendo. Intanto Bugno è già a un chilometro, Bugno è transitato all'ultimo chilometro, mentre Motté ancora non è transitato qui sulla linea del traguardo, quindi evidentemente Bugno ha ulteriormente aumentato, quantomeno nei confronti di Motté. Ed ecco Gianni Bugno che era partito 3 minuti dopo Motté, un tempo incredibile, un tempo eccezionale, 59:24 quello di Le Carreta. Gianni Bugno vince anche questa tappa con un 58:4:91. La tappa di Varese è una tappa che conoscevo, che perché anche mi allenavo in questa zona, perché sono qua di queste zone, quindi la salita la conoscevo, però non me l'ho posto come obiettivo, era una cosa per me importante, perché sicuramente sei arrivato, era la fine del Giro d'Italia, aver saputo prima che iniziasse il Giro d'Italia, sapere di dover arrivare lì con la maglia rosa, cioè, non neanche immaginato, invece così è stato, sono arrivato con la maglia rosa, quindi avevo la convinzione che il Giro ormai era finito, nel senso che mancava l'ultimo giorno, che la condizione c'era, che aveva la maglia rosa, il morale mi ha permesso di fare la differenza. C'è, come vedete, una grande confusione, una grandissima euforia. Vorrei passare un numero a Gianni Bugno. Pare che tu abbia ora in classifica un vantaggio di 6 minuti e mezzo abbondanti. Su Motté, naturalmente. Un bel vantaggio. Penso che questo vantaggio sia da accreditare anche alla folla che mi ha incitato lungo il percorso. In questo modo anche questa ultima cronometro. L'ho già detto più di una volta, questa maglia non è mia, ma è tutta la gente che mi ha incitato da Bari fino a qua. Ormai penso che la maglia sia conquistata. Sei diventato un campione anche di modesto, continua a ripetere, merito della squadra, merito della folla, ma un pizzico di merito alle tue gambe lo vogliamo attribuire. Penso proprio di sì, anche quello. Ma la dimensione di questo tuo successo, anche in una giornata che solitamente ti creava dei problemi, la pioggia, il freddo, come giustifichi questa trasformazione totale? Penso che questa dimensione sia dovuta anche alla maglia che ho portato fino ad oggi, che mi ha dato un grosso stimolo, un grosso morale per portarla fino in fondo. Ci sono riuscito e sono molto contento. Non ero uno specialista, un corridore che andava fuori dal cronometro, che andava fuori in salita, perché non ero uno specialista. L'unica cosa che mi permetteva di fare la differenza era il fatto che ero completo un po' tutte queste specialità. Con la condizione, con la convinzione di essere competitivo,
sono riuscito a ottenere dei risultati che sicuramente hanno dato questa situazione. Diciamo che era un corridore per le corse di un giorno, di un certo tipo, tipo non so, un campionato del mondo, le corse che erano date a me. Però col ciclismo che c'era, diciamo, i miei tempi, si poteva fare degli ottimi risultati anche a corse in cui magari non eri uno specialista puro. Sono partito con la Specie d'Italia con la determinazione di far bene. Quando ho preso la maglia rosa ho deciso di perdere il più tardi possibile. Il più tardi possibile poi è stata la fine del Giro d'Italia che ho vinto. Non è stata una grande vittoria sicuramente per me, perché non ero un corridore per corsa a tappe, come non ero un corridore per le corse tipo la Milano-Sanremo. Però con la giusta preparazione, la giusta motivazione, sono riuscito a portare a compimento un obiettivo che per me sicuramente era molto importante. Ecco che la nostra regista sta inquadrando il rettilineo conclusivo, un rettilineo che, come vi abbiamo detto, è in leggera discesa, pugno in testa al gruppo, e la notizia viene accolta da un grande applauso dagli sportivi. Bugno che aveva, eccola maglia rosa di Bugno, Bugno al comando, Bugno all'attacco, ed è Bugno che vince ancora, Bugno da dominatore, Bugno Ugrumova. Alle 22 dal circuito di Sachsenring la nona gara del Motomondiale 98. Alle 23 contropiede con The Arsenal Story 92-93. Infine a mezzanotte lo slalom gigante maschile dall'Alta Badia, Coppa del Mondo 94-95. Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Cosa contiene la borraccetta segreta? La bomba. La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio, è composta di ingredienti segreti, i più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni. Tutti i corridori prendono le bombe? Sì, tutti. Tu prendi bombe, Fausto Coppi? Naturalmente, quando serve. E quando è che serve? Quasi sempre. Ho cominciato ad andare in bicicletta così per passione. Non avevo nessuno in casa appassionato al ciclismo, ma nemmeno lo sport, quindi giocavo a pallone ma non ero un grande talento, e quindi mi sono dedicato alla bicicletta senza nessun aiuto esterno. È stata una mia scelta. L'anno lì sono riuscito a vincere la Milano-Sanremo, quindi mi sono presentato al Giro d'Italia già con un morale alto, consapevole del fatto che un risultato importante l'avevo fatto e tutto quello che poteva venire era, non dico di più, però insomma andava a coronare quello che è stata una grande vittoria contro la Milano-Sanremo. Sono partito con la Specie d'Italia con la determinazione di far bene. Quando ho preso la maglia rosa ho deciso di perdere il più tardi possibile.
più tardi possibile, poi è stata la fine del Giro d'Italia che ha vinto. Gianni Bugno è l'espressione massima dello stile in bicicletta, ha una pedalata, la più bella pedalata in assoluto, diciamo, nella storia del ciclismo, forse l'uomo più elegante quando spinge sui pedali. Ricordo Bugno del 90 perché avere sempre la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è una cosa assolutamente memorabile, quindi ho questo ricordo incredibile, Bugno sempre dipinto di rosa. Aveva anche un caschetto improponibile perché all'epoca incominciavano i primi caschi che potevano indossare i professionisti e lui, quando c'erano le tappe a cronometro o anche altre corse, si infilava questo caschetto che era veramente brutto a vedere, quindi c'era questa eleganza della pedalata e la bruttezza del casco. Il mondiale è stato il mio obiettivo, l'avevo già sfiorato l'anno prima quando sono andato terzo a Utsunomiya in Giappone, quindi mi era rimasto un po' un amaro perché arriva al terzo mondiale, è uno stimolo per cercare di conquistarlo l'anno dopo, e così è stato così a Stoccarda, è stato così a Benidorm. Stoccarda un po' mi aspettavano, Benidorm meno perché non ero arrivato con delle vittorie, quindi ero stato preso un po' sotto gamba, invece sono andati due mondiali uno di fila all'altro che penso che sono tre ricordi che conservano la mia memoria sportiva con molto molto piacere. Bugno ha vinto due campionati del mondo, due campionati del mondo contro dei personaggi che si chiamavano Miguel Indurain, quindi diciamo al massimo dei livelli. Inoltre è stato grande protagonista al Tour de France. Indurain era quello che ha fatto la differenza in quegli anni lì col Giro di Francia. Non sono stato il 91 quando il primo Tour di Indurain, sicuramente gli ho dato filo da torcere. Una bella gara, speravo di riuscirci, poi invece è andata diversamente, ha vinto lui, sicuramente ha vinto il migliore. Sono contento anche di aver potuto lottare con lui ad anni pari. Non ero uno specialista, ero un corridore che andava fuori dal cronometro, che andava fuori in salita perché non ero specialista. L'unica cosa che mi permetteva di fare la differenza era il fatto che ero completo un po' tutte queste specialità. Differenza tra vittoria e l'altra, le vittorie sono tutte importanti perché sono il risultato di tanti allenamenti, di tanti sacrifici, tra virgolette sacrifici, di tante sconfitte, perché non sempre si vince, anzi tante volte si perde, poche volte si vince. Sì, sono stato accusato parecchie volte del fatto che non ho ottenuto più di quanto avrei potuto, un po' per il mio carattere, un po' per una serie di circostanze. Io dico, sono contento di questo perché probabilmente potevo fare di più, quindi la cosa mi fa piacere. Io lavoro con la testa per un obiettivo, non è, io vedo un punto e tutto quello che mi è alato mi passa, cioè, però devo arrivare con l'obiettivo. Questa è la determinazione di uno che fa dello sport o che deve fare qualcosa nella vita. Se può sembrare un sacrificio, non lo è per chi sta lottando, è sbagliato che è un sacrificio, è la determinazione. E tutto quello che uno fa nella vita, come nello sport, lo fa perché ci crede, e quello che può sembrare un esterno, un sacrificio, per chi deve raggiungere un obiettivo non presenta mai un sacrificio, è solo una parete, un sistema per poter raggiungere un obiettivo. Amato il volo fin da piccolo. Il ciclismo è stata una parentesi di 20 anni. La mia ambizione era quando andare in accademia. Dopo casa la bicicletta non ci sono andato, magari non ci sarei mai arrivato, però era una mia ambizione che poi ho 34 anni ho deciso di portare avanti, perché la vita non finisce a 34 anni, comincia.
Le fette Armonia e i cereali le facciamo così, leggere, con 5 cereali e un gusto speciale. Ecco perché sono